Oh, caro signore, ma lei non ha l'idea di quello che è successo poco fa giù in Alberto. Ma forse lei esagera un po'. Oh, no, non esagero, no. Quei due si stanno ammazzando, mi ammazzano il fidanzato. Ma non mi sembrano tipi così violenti. Ma come tipi quando c'è di mezzo la gelosia? Lei non può più ragionare. Comunque, signora, una denuncia è un passo grave. Io la inviterei. Grave quanto vuole, ma io voglio il sindaco, gli voglio raccontare tutto quello che è successo, è grave. Io le raccomanderei. Il sindaco l'attende. Oh, meno male. La signorina Augustina Witherfield è venuta dal sindaco di Ipswich per denunciare due nostri amici, Pickwick e Tapma, i quali secondo lei avrebbero minacciato di morte, se non addirittura fatto fuori, il suo spasimante, un certo signor Peter Magnus. La cosa è incredibile, voi conoscete Pickwick e Tapma. La signorina evidentemente ha esagerato, ha delle allucinazioni, tuttavia un minimo di giustificazione ce l'ha. Pickwick e Tapma, infatti, insieme a Winkle e Snodgrass, sono arrivati appena ieri a Ipswich e già hanno fatto scoppiare una di quelle grane colossali di cui sono capaci solo loro. Pickwick è entrato per sbaglio di notte nella camera da letto, anzi addirittura nel letto della signorina Witherfield. È successa l'ira di Dio, il fidanzato l'ha saputo, c'è stata una scenata, parole grosse. Questa poverina si è impressionata e è venuta a fare questa denuncia. Ora, che cosa ha spinto Pickwick e i suoi amici a venire qui ad Ipswich? La presenza in questa stessa città di Jingle e del suo degno cameriere Job. Jingle è quel mascalzone che, come ricorderete, ha fatto parecchi brutti scherzi a Pickwick. Tra l'altro quello del college. L'ha tirato di notte in un collegio per signorine con uno stratagemma facendogli fare una figura da quattro soldi, spaventando tutte le educande. E Pickwick ha giurato di vendicarsi di questo e di altri affronti. Giuro! Ma che fai? Quello è il mio cappello. Scusi. Guarda che ti sbatto dentro, oltraggio a pubblico ufficiale. Scusi, non l'ho fatta apposta. Come ha fatto Pickwick a sapere che Jingle era in questa città? Gliel'ha detto il padre del suo cameriere Sam, il cocchiere Weller. Gli ha detto appunto che Jingle si è trasferito qui col falso nome di capitano Fitzmarshall. E Sam ha già individuato una casa da cui ha visto uscire Job, il servo del finto capitano. Buongiorno, ma questo incidente Cromer. Della signorina... Cromer! Dicevo, questo incidente della signorina Witherfield ha scombinato tutti i piani. D'altronde, quelli esposti fino adesso non sono gli unici guai di Pickwick. Come sapete, egli ha anche in piedi una vertenza giudiziaria con la sua ex padrona di casa, la signora Bardell, la quale lo ha accusato di rottura di promessa di matrimonio. Una promessa che Pickwick non si è mai sognato di fare, ma che la signora sostiene di aver ricevuto in piena regola. Come vedete, quindi, il nostro Pickwick è inguaiatissimo. Circolo. Ma questa storia com'è finita? Beh, lui alla fine si è accucciato. Anzi, prima di andare via mi è venuto a salutare. E lei è scomparsa, sì, letteralmente sì. Scomparsa. Ho visto io che scappava come una pazza. Chi è tale Pippi? Chi è tale Pippi? Beh, il mio nome è Pickwick. Il mio nome è Legge. Prego? Legge. Sei del resto, Pickwick. Cosa? Chi è tale Tapperman? Chi è tale Tapperman? Io. Come sopra Tapperman? Come sopra dove? In arresto! Chi è? Ah, signorina. Scusi, Sam, ma un amico mi ha dato questo indirizzo. Questa è la casa del sindaco. Scusi, allora. E chi cercavate? No, niente, un certo Job. Ah, il servitore del capitano Fitzmarshall. Sì, lo conoscete? Certo, sta qui col suo padrone. Che ci fa qui? Il capitano è il nuovo fidanzato della mia padroncina. Mamma, una fissazione. Venite con le buone o volete che vi portiamo in braccio? Alzati! Non ci muova, Tapman! Prima il motivo! Prendeteli! No, non ci muoveremo di qui! Noi non faremo passo di qui! Resista! Tapman! La legge dalla parte nostra! Portateli via! Con tutte le sedie! No! Via! Prendeteli alto! Resista! Via! Sarebbe carino che andassimo anche noi, forse, no? Certo, Winkle, ma cautela, molta cautela. Se no qui ci incastrano. Datogli una lezione!
guarda. Circolare! Guarda cosa mi hanno fatto. Oh, lo conosci questo? Padrone! Oh, molto ben cesellato, eccellenza. Sei mascalle! Lasciatemi! Signor Wincoln, signor Snodico, aiutatemi a liberare il signor Pigli! Io sono rimasto! Sigaro dove siete invece! Che si questo? Come state rincagarlo, signor Snodgrass! Sì, è vero, non si può rinnegare la visita, signor Wincoln! Battiamoci anche noi! Sì, sì, aiutatemi! Aiutatemi! È una legge! Stiamo picchiando una legge! Picchiamo una legge! Picchiamo una legge! Aiuto! Alle 10 ci sarebbe la corporazione dei fruttivendoli. Ma io non è fruttivendoli. Benissimo, lo scrivo. Lady Primrose della Lega per la Protezione degli Animali. Ah! Sarebbe... Oh, no, io no, è di Primrose, non è possibile. Cosa c'è? Io sono sindaco! Io sono il mio paese! Io protesto! Energicamente! Io protesto! Allora, io protesto! Io protesto perché non è giusto! Protesto! Ma siete impazzite? Protesto! Sedute! Ma protesto! Signor Pigwick! Zingo! Il capitano! Il capitano! Ma allora non ci siamo capiti qua! Lasciatemi, mi nominate il fastidio! No, ma chi è quello? Ma quanti li avete portati? I due seduti sono i fuorilegge denunciati. Pigwick e Cucumans. Dentolai! E gli altri? Sa, la banda era molto ramificata. Wincoln, sentitemi bene voi. Qual è il vostro nome? Weller. Weller. Grabba il nome d'ergastolano. Scrivete il suo nome, Jinx. Con piacere metterci tutte e due le L, Jinx. L'originale è con due L. Che ride quel vostro collaboratore? Non so, non saprei. Uh-huh. Ve lo dico io perché. Perché è ubriaco! Guardate la pupilla dilatata. Guardatelo, eh? Avete notato la pupilla dilatata, Jinx? Non fuggi. Vi arresto a voi per scarso rendimento e ubriachezza molesta! Portatelo via! Sentitemi bene voi. Weller, sentitemi. Per ogni parola che direte, io non so ancora quale sarà la vostra condanna, ma per ogni parola che direte, d'ora in poi, io vi do una multa extra di 2 sterline. Chiaro? Andate al vostro posto e tenete il conteggio! Avanti! E voi, Grammer, fate una deposizione alla corte di come si è svolta la cattura! Sì, vostro onore. Come da ordini ricevuti da vostro onore, io mi sono recato al cavallo bianco e ho trovato i 4 che gozzovigliavano intorno alla tavola. Signor Wincoln, signor Snodgrass. Non ancora, non volevo... Avverte il signor Pigwick, il capitano. Prendeteli, portateli via per la serie. Essi fossero resistenza, ma i miei uomini con la forza che a vostro onore che presenti mi caricate in casa sollevarmi in alto direzione. Questa casa. Tutto. Anticamente. Ma io, vostro onore, eseguisco il passato prossimo. Ah, prima. Giù. Chi è? Si affacciano. Uomo? Donna, donna. Vorrei
parlano! Smetta, Romeo! Uno si arrabbia così se si sbaglia un titolo? Non si dovrebbe mai giocare con i domestici. Cancelliamo. Un altro. Saluto. Bandiera. Militare. Soldati. Ufficiali. Un ufficiale. Caporale. Anticamente. Ah, un ufficiale anziano. Un capitano. Due capitani. Un altro personaggio. Il sindaco. Si è sposato? Anticamente? Con la moglie, naturalmente. Ma cullava! Ma cullava la moglie. La figlia. La figlia. La figlia. Capito. La figlia. Ricapitoliamo. Il capitano. La figlia. Il capitano. La figlia. Il capitano. La figlia. Il capitano. La figlia. Il capitano. La figlia del capitano! Che? Che capitano? No. Ma vada a quel paese, signor Snodgrass! Quel paese Snodgrass, 12 sterline. No, Jinx, io dico sempre signor Snodgrass. Ma finiscila, sei! Vuoi rovinarti? Altre 12 più 2, 14, totale 26. Vostro onore è pronto a tavola. Ah, voi avete finito, eh? Veramente? No, ma avete depositato abbastanza, dunque, tanto tutto è chiaro. Visto e riconosciuto, eccetera, eccetera, eccetera. In nome di Sua Maestà, eccetera, 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 vi condanno a quanto segue: Pickwick e Samuel. Cosa? Condannate, condannate! Ma se ancora non mi è stato detto il movente, cosa condannate? Crede di stare all'ufficio informazioni? Non interrompa la corte! Io conosco la legge, signore! Se prima non mi si dice il capo d'accusa, questo processo non è valido! Beh, non vi divertite, Jinx? No, vostro onore. E perché, Jinx? Perché l'imputato ha ragione, vostro onore. L'imputato ha ragione, Jinx? Sì, vostro onore. Sì, mio onore, Jinx. Sì, vostro onore. E se non glielo volessi dire? Sarebbero grane poi, vostro. Sarebbero grane poi. E allora sapete cosa vi dico? No, vostro onore. Diteglielo voi, ma la smetta. Subito. L'imputato Pickwick in qualità di sfidante e l'imputato Tapman nella veste di padrino sono accusati di voler provocare un duello nella città di... Ma questo è una follia! È una follia! Io vi chiedo testimone! Basta! Il momento è stato detto! Pickwick e Cuckman vi condanno a che cosa, James? Cauzione. A versare una cauzione, come stavo dicendo prima che l'impiegato qui mi interrompesse. Gente di qui. Fornita alla gente del luogo. 50 lui. 50 stelline a testa. Altrimenti fermo. Altrimenti in galera. Noi non conosciamo nessuno. In galera. Per gli altri direi. Per gli altri tutti in galera. È un'associazione a delinquere. È un'associazione a requisco. Il rapace. Ahi, è una multa per... E voi questo. Una multa extra. La seduta è nostra. Signor Pippi, ma cosa c'è? Ma tu poi con le tue pagliacciate ci metterai 2 anni a guadagnare 25 stelline. Ma no, mi lasci spiegare. Volevo soltanto avvertire i suoi amici che Jingolo sta qui. Qui? Sta per sposare la figlia del sindaco. Ma no, sei pazzo. Ve lo giuro. Dobbiamo parlare subito col sindaco. Ecco il risultato delle vostre rivelazioni. Siete soddisfatti? Sempre che ci rimproveriate di avervi salvato. Salvato, salvato, salvato! Io credo che siete proprio voi gli impostori! Lungo! Con i vostri precedenti! Adesso smettila, Lionel, io ci credo! Fitzmarshall è un uomo molto in alto. Può avere dei nemici interessati a diffamarlo. Ecco, fale che deve aver raccontato a questi provinciali. Chiaro, tutti.
Ripeta un po' quello che ha detto lei, guancione. Oh, insomma, basta. Io le ho chiesto di mettermi a confronto col capitano. Che cosa vuole di più? Quante volte ti ho detto prendi informazioni sul capitano. Fai qualcosa. Ma sei stata tu ad invitarlo, a presentarlo a tutti. Io? Chi ha convinto Deborah a rompere il fidanzamento con Sidney Porknam per il capitano? Io? Non potremo più guardare nessuno. Figurati Porknam. I Griggs. I Slamington. Verremo presi a sberleffoni. Coraggio, coraggio, signore. Con questo fisfascia è meglio piangere adesso che dopo. È giusto, signore. Ma voglio assistere anch'io al confronto. Anch'io. Lo deve rovinare, signore. Oh, lo rovinerò. Ma intesi allora. Venite a pranzo questa sera alle 8. Mi sfugge un piccolo particolare, signor. Ossia? Noi siamo leggermente detenuti. Oddio. È vero. Processo di appello! I imputati si appellano! Cramer! Processo di appello! Vostro onore! Cramer! Vostro onore! Cosa avete da ridere, Cramer? Cosa credete di essere? Al circo? No! O una casa di malefemmine? Veramente! Ma veramente! Veramente! Scambia quest'aula per una casa di malaffare! No! Arrestatelo, portatelo via! Vostro onore! Vi arresto per vilipendio la magistratura! No, portatelo via! Ho sempre servito la via! Vostro onore! Vostro onore! Ma perché? Jinx! Sì, vostro onore. La deposizione di un pregiudicato vale ben poco, vero, Jinx? Secondo vostro onore. Secondo che cosa, Jinx? Giuridicamente. Giuridicamente che cosa, Jinx? Ecco. Ecco vos che cosa, Jinx? Io. Io che cosa, Jinx? Beh, che cosa, Jinx? Oh. Oh, che cosa, Jinx? Rispondete, Jinx. Vi ordino di rispondere, rispondete! Vostro onore. Vostro onore che cosa, Jinx? Oh, no. Oh, no, che cosa, Jinx? Se non che cosa, Jinx? Popò che cosa, Jinx? Papà che cosa, Jinx? Bubù. Bubù che cosa, Jinx? Bubù abbaiate, Jinx! Ma cosa avete, Jinx? Rifiutate di rispondere! Cosa avete? Siete pazzo? Avete una crisi, Jinx! Ah, è spaventoso solo a pensarci! Un assistente squilibrato! Portatelo via, immobilizzatelo! Portatelo via! Portatelo via! Ma cosa? Immobilizzatelo in una stanza! Oh, che cosa? Passiamo a concludere, ecco. Visto e considerato che la deposizione del pregiudicato Grammer è nulla per vizio di forma, passo ad invalidare la precedente sentenza. Pertanto, eccetera, 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 i sunnominati, eccetera, 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 vengono prosciolti. Oh, un novello di curva. Onore. Quale alto senso. Vostro onore. Giustizia. Chi ha parlato? Chi è? Chi è? Che c'è? Chi è? Ci sarebbe la denuncia. La denuncia di quella signorina è ancora valida. Grazie, caro, per avermelo ricordato. Il suo nome, caro? Raddel, vostro onore. Raddel? Raddel, bravo Raddel. Sai dirmi quanti anni hai, Raddel? Certo, vostro onore, 24. No, quanti anni hai di galera per aver interrotto la lettura di una sentenza? 5! Arrestatelo! Autoarrestati! La seduta è tolta. Oh, grazie. Ci vediamo questa sera alle 8. Oh, restituite il rapace. Benissimo. E erano tutti bravi. Benissimo. Benissimo. Grazie. Benissimo. Ce ne vogliamo andare. Mantello. Mettilo bene. Peluca. Come sto? Benissimo, sprecato per queste mezze calze. Mezze calze, ma piene di sterline. A mezzanotte è qui. Pickwick. Il lumacone. Ce lo do io il lumacone. Fermo, Tapman. Fermo, Sam. Fermo. Oh, no. Stop. Questo è per il pesce. Stop. Questo è per il pesce. Dunque tante, ma putere ginkol, pazienza nostra! Volgare arrampicatore! Spregevole sfruttatore di donne! Senza Dio! Senza sentire! Calma! Non si afferrano tutte le battute! Vecchia regola teatrale. Dunque, chi è primo? Io! Buon da me, io sono te! Non so proprio cosa mi trattenga dall'arrestare quest'uomo come corruttore e truffatore. Non so cosa mi trattenga, forse uno stupido senso di pietà. Tutt'altro, giovane camerata, tutt'altro.
volgare prudenza, paura figuraccia. Sindaco truffato da sedicente capitano. Scandalo di là, la notizia si propaga. Parkenham dice a Grig, Grig passa slamitau, che slamitau che soffia a deputato. Deputato chiama sindaco, punizione. Crollo politico, declino sociale. Tutto ha perduto, fuorché vostro onore. Vai, 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 vai. Fuori di questa casa! Non più galera, mia argomentazione convincente. Fuori, fuori! Si fermi. Avrei potuto prendermi una vendetta maggiore, avrei. Ma mi accontento invece di denunciarla e di smascherarla per il bene della società. Spero che lei si ricorderà di questa mia indulgenza. Dolce, caro Pickwick, ricorderò lei come un bacco. Non osi schierarmi, sa? E si auguri di non rincontrarmi. Certo, di nuovo a tutti. E auguri a quel verme del suo servo di non rincontrare il mio. Presenterò. Senti, padrone. Lì, che giornata nettamente sfavorevole. Si accomodi, caro Pickwick. Ho ricevuto, sa, la sua lettera da Ipswich. Già. Io ero andato lì per dare una lezione a quel jingle, ricorda? Bacco, ci siamo conosciuti in quell'occasione, no? Rachele. E notizie del vecchio Ward. Oh, come no? Noi andiamo da lui per Natale. Ah, il Natale a mano orfana. Allora, cosa vogliamo fare? Avvocato Baker, diamogli una lezione. A chi? A Dozzone a Fogg, a chi? Noi a loro. Ecco, loro a noi. Ma signor Pickwick, sono loro che accusano. Noi ci difendiamo perché l'accusa è falsa. È falsa. Come è falsa, avvocato Perker? Ma certo, lei sarà in buona fede, però Dodson e Fogg non si muovono se non hanno in mano qualche cosa. Che cosa hanno in mano? Hanno la dichiarazione di quella specie di signora che è andata da loro ma a raccontare. Ma lasci perdere, signor Pickwick, ma non è lei che è andata lì. Sono loro che sono andati da lei. Hanno informatori in tutti i quartieri che gli segnalano quello che succede. Loro poi vagliano i casi e se fiutano un buon affare, vanno dall'interessato e lo convincono a fare causa. Però devono essere sicuri. Lei capisce perché sono un po' scettico. Oh, così fanno. Non è mica un'idea stupida. Che vergogna. Signor Pickwick, sono sempre miei colleghi. Signor Perker, lei è amico mio di Dodson & Fogg. Ma che c'entra? Come che c'entra? Noi stiamo qui a magnificare, intanto... Ah, non si preoccupi, che ci difenderemo anche noi. Intanto la prima cosa da fare è andare via da quella casa. Ma già fatto, io sto in albergo, al Giorgio e Avvoltoio. Bene, bravo. Seconda cosa è interrompere i rapporti con la vedova, sia diretti che indiretti. Cioè, come, anche indiretti? Certo. Perché? Oh, niente, una sciocchezza. Che ha combinato? Ho mandato il mio servo con il saldo dell'affitto a casa. Ha mandato il suo servo a portare del denaro alla querelante? Sì. Oh. Qualsiasi cosa accada, io ho sempre detto e sempre dirò che il signor Pickwick, tranne una volta sola, si è sempre comportato da gentiluomo, specie nelle questioni di denaro. Difendilo pure, sai. Vi preparo la ricevuta. Preparane una di 1500 sterline. Tanto il vostro padrone è uno che può, vero? Come no? Lo merita, poverino. Ma mica vanno a lei, le ne prenderà sino a 200 o 300. Che dici? Prendono quasi tutto, Dodson e Fogg. No, e perché? È il loro per cento fisso. E se perde, invece? Se perde, guai, deve pagarli lo stesso. E se non li ha? Ma va in prigione per debiti se perde. Oh, mamma santa. Ma non può perdere, non deve perdere, ha ragione lei e gli avvocati lo dimostreranno. Non vorrei dirvi cosa che vi dispiace, giovanotto, ma quel vostro padrone è una canaglia e vorrei che fosse qui per dirvelo in faccia. Anch'io, signora. Ma perché non l'ha sposata? Ma perché non la sposa? C'è da chiederselo. Ho capito, Sam. C'è da aspettarsi di tutto da quella pazza e dai suoi legali. Oltretutto, pare che sia stato un errore mandarti lì. Perché? Perché mi accuseranno di avere tentato di corrompere la querelante prima del processo. Dice Perker. Beh, non stia a torturarsi, signore. Pensi che fra poco è Natale. Ma già è vero, bisogna pensare ai bagagli e ai regali, Signore? Sì? Prima di partire potrei avere una giornata di permesso. Sì. Grazie, ho fatto una mezza promessa a mio padre di andarla a trovare. Ottima cosa. Che
fa piacere di sentire che hai il senso dell'amore filiale così sviluppato. Sì. Veramente io l'ho sempre avuto. E dimmi, dove risiede il genitore? Ad Orchi. Ah. Possiede una taverna che la mia matrigna gestisce tra un sermone e l'altro. Ah, è molto pia. Credo che sia piuttosto una nevrastenica bigotta che venera un certo Stiggins, nevrotico quanto lei, almeno per quanto ne so io, poi non l'ho mai vista né conosciuto. Ma mi pare, Sam, che stiamo scivolando nel pettegolezzo, vero? Me ne rammarico, signore. Io prego, è l'arma di tuo marito, di quel tuo marito che porterà sulla città la vergogna del disonore. Perché questa città sarà trasformata una volta, solo una volta, e l'unico universale cadrà su tutta la terra. Se lui, sì, è la nazione eterna. Avete ragione. È la nazione del Signore che cadrà su perché lui ci lascia andare i peccati della carne. Avete ragione. La carne lo trascina del cuore, del fatto. Si può sapere chi volete? C'è il principale? No. È fuori per servizio? Non lo so, non me ne intrigo. Favorito, signor Stiggins. Mammina cara! Oh, deve essere un Weller. Credo proprio di sì e spero che il fratello, vero? Che il fratello mi perdonerà se dico che vorrei essere quel Weller che vi possiede. Via, via! Vergogna! Giovanotto! Ah, forse ha ragione. Non si fa così, specialmente quando si possiede una matrigna così soda. Questa soda sarà tango e porra. Ma certo, tutto è vanità. Amen. Papà sta bene? Ah, 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 cosa hai, reverendo? Geme per il modo di vivere di tuo padre. Ah, geme per questo. E non gemi a caso, È un uomo di spaventosa impietà. Destinato alla dannazione, alla perdizione, alla distruzione. E che cosa ha fatto di così spaventoso quel mattacchione? Diteglielo, signor Stiggins, diteglielo. L'ultima si è rifiutato di partecipare alla nostra iniziativa di mandare fazzoletti morali e magliette di flanella ai bambini negri. Fazzoletti morali? E magliette. Erano sedute là tutte le signore del comitato e lui lì che fumava, fumava e ha risposto che i bambini negri erano... Cosa ha detto che erano, signor Stiggins? Piccoli ipocriti! Oh, piccoli ipocriti! Ha detto che i bambini negri erano piccoli ipocriti! Ecco solo! Non era ancora passato a rum. Ma che? Ci passa. Che dici, quel pastore d'anime? Non mi fa parlare. Quello va via solo quando la boccia è vuota. Ma quello che mi fa rabbia è che vengano a rompere l'anima a me. Per forza, tu li prendi sempre di petto. Impara da loro ad essere un po' ipocrita. A proposito, cosa sono i bambini negri? L'hai saputo? Già. Dammi torto. Che ne fanno delle magliette di flanella a quei poveri ragazzini neri che muoiono dal caldo? E no, qui c'è l'imbroglio e quelle povere sceme non lo sanno. Ed è lui, solo lui che sa, che ordisce, che intriga, che distrugge la famiglia. Beh, fatti saluto. Come, te ne vai di già? Sì, domani mi devo alzare molto presto perché partiamo. E no, Sam, quando ci sei tu io sono un altro. Mm-hmm. Ma non lasciarmi solo con quei due. Beh, non te la prendere, pa. Tu sei un uomo di grandi risorse. E poi senti, pa. Se qui il padrone ero io e quello veniva nel mio bar a brustolire il mio pane, a bere il mio rum e a chiamarmi peccatore, ebbene gli davo una lezione. Gli davi una lezione? Gliela davo, pa. Ah, voi,
alla mostra zootecnica. Aiutami qua, vieni qui. Su, vieni. Prego. Salute! Salute, buongiorno. Vieni, aiutami. Aspetta, piano, fai piano. Arabella, cosa fa lì tutta sola, Venga, prego. Le vorrei presentare una carissima amica delle mie bambine, Miss Arabella Allen. Come carina, Ma scusa, cara, ma dobbiamo andare, la mamma ci aspetta. Venga, Pickwick, scusi, le faccio strada, venga, venga. Grazie, scusi, Ma che hai fatto? È un regalo per il tuo padrone, tieni. Abbiamo anche un barile di ostriche, su, prendi. Dai. Grazioso laghetto, sì, che d'inverno gela. E quando è ben gelato, in genere noi andiamo su questo laghetto a pattinare. Ma alcune volte... Natalia Winkler. Tracy Chapman. Vuole ripetere il suo nome? Arabella Allen. Oh, Arabella, che bel nome. Oh. Arabella, altare di beltà. Oh. Lei è un'amica di Emily? Sì. E passerà il Natale con noi? Sì. Oh, che bella notizia, magnifica cosa. Permettono, mi sta chiamando mio fratello. Ai. Cosa? Fratello complica. Tabban, questa volta l'ho vista prima io. Winkle, la conquista di una donna prescinde da astratte valutazioni di priorità visive. Bisogna saperci fare. Lei forse vuol darmi scuola. Asilo, non scuola. Asilo, certamente asilo. Io ho sempre pensato che le sue esperienze in materia di donne si limitassero all'asilo. Ripeta! Tiroide. Sì, sì, tiroide, tiroide. Questo puttolo di cadavere. Sì, lo compriamo, lo compriamo. Sembra questo momento di fare delle diagnosi. Oh, perdonateli, sono laureando in medicina. Mio fratello Benjamin e il suo amico Bob Sawyer. E venite, vi presento gli altri. Sa che le dico? Glieli lascio tutti e tre. Beh, me ne basta uno. Lei crede? Sì. Che bella usanza, Tuckman! Servi e padroni che a Natale ballano insieme! È veramente producente, per me si apre un nuovo capitolo! Ah, bravo! Attenzione, amici, fatemi sotto il disco tutti quanti, avanti! Anche lei, signor Pickwick! Io, venga, sì! Tutti via! Via! Impiccia lei. Mi ha interrotto proprio sul più bello. Parola d'onore, non sospettavo questo suo lato. Siamo mica di legno, signore. Si è visto. Quindi, qui, al riparo dalle tentazioni. Ecco, preferisce del brandy caldo o magari farsi un'altra ninna nanna nel paiolo? No. Auguri per un felicissimo Natale! L'abbiamo ammazzato il mese scorso. Pesava 2 quintali. Mia sorella con quell'accatone e io faccio tanto per voi, tu sei chi che bevi? Oh, è lì, parla, no, di qualcosa. Fatti assituare altrove. Ma con che diritto mi ha rovinato tutto? Ti odio. Ha visto che cosa ha fatto? Io? Sì, lei, e non ci riprovi un'altra volta se non le piacciono i Natale di sangue. Tutto bene, amico! Ma lasci queste borghesucce pseudo per bene e goda di questa promiscuità! Mary, bello fiorellino! Che fiorellino meraviglioso! Ma signor Tappan, guardi, che mi dici? Signor Tappan, ma sta con me! Mary, signore! Ma siamo a Natale, siamo tutti insieme! Sì, ma lei sta con me, signor Tappan! Ma non lo conferma! Non lo conferma perché ha detto, ma guardi, non è per lei, è una serva, viene con me! Ma io sono per le aperture sociali! No, signor Tappan, le richiuda! È un pallone gonfiato, un amico del mio padrone! Dietro la mia padroncina. No, questo è Winkle, quello è Tuckman. E questo è quello. Lo sai perché ho fame? Perché? Perché stamattina ho demolito il cadavere di una vecchia. L'hai già smontato tutto.
essere di quell'età. Ma sì! È piena di nodi. Senti, e la testa? La testa? Non ce l'aveva! Ma no! Era morta, schiacciata sotto un carro. La testa era un budino, non serviva a niente. Peccato. Senti, ne vuoi una? Vuoi una testa? Ti avanza? Sì, noi stiamo cercando di comprare un cadavere intero all'istituto. Io ti ho dato un braccio, ma non c'è nessuno che vuole la testa. Ah, l'istituto la mettono troppo cara. No, ma è perfetta, eh? E in più ho una cista al cervello. Davvero? Sì, dove? Ma... dove? Ha ragione il signor Winkler! Siete nauseanti! Arabella, torniamo sotto il visco! Ah, via via il coro! Cantare, cantare! Buon Natale! Cantare! A quest'ora? Perché no? Sono giovani e noi andremo a guardare, eh? Oh, benissimo. Lei partirà naturalmente. Oh, sì, sì, certamente, ma non sono molto in palla. Oh, no, la prego, pattini, non trovo un esercizio così armonioso. Ma è volentieri, ma non ho i pattini. Ah, non si preoccupi per questo, abbiamo bauli di pattini qui. Bauli? Bauli, certo. Joe! Ehi, veglia, tira... Joe! Aiuto! No. Niente, mamma, sono io! Volevo svegliare Joe! E non si sveglia! No! Sarà sordo! Appunto! Sarà sordo! Joe! Chi? Oh, avanti, porta fuori tutti i pattini! Sbrigati! Oh. Dei cigni sembrano usciti da una fiaba e la signorina Arabella, che leggerezza! Arabella! La domestica, Arabella! Ehi, Joe! Bravo! Joe, tu mangi troppo, poi sei pesante nei movimenti. Ti è bello da mangiare. Bauli di pacchi. Bauli. Mi si dice che nel continente mancano addirittura le scarpe e questi qui hanno bauli di pacchi. Ma guarda che razza di linguetta! Winkle! Winkle, 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 Winkle! Winkle sa pattinare. Winkle, si muova! Mi lasci il tempo di filare questo maledetto pattino! Ma insomma, sa o non sa? Si pronunci, Snodgrass. Non voglio farmi dei nemici, signor Pickwick. Intende dire che non sa. Misericordia. Forza, Winkle! Su, in piedi! Ma è proprio necessario, è proprio necessario, Mario! Ok, dai, dai, ragazzi, con cautela! Mario, questi pattini sono rotti! Ma dove non sono rotti? Sì, perché scivolano! Ma devono scivolare! Non riesco a stare in piedi! Ragazzi, ragazzi, io sono disposto a contribuire all'acquisto di quella testa di cadavere se voi mi aiutate un po'! Via, via! Come il signore reclama! Allora, signore! Buffone! Signor Pickwick, è qui! Signor Pickwick, ma che è qui? Ma no, capisci! Ma che è qui? Ma che è qui? Ma che è qui? Piano, piano che si scivola, eh? Signore, si alzi! Si alzi, signore! Lei è un fanfarone! Lei è un fanfarone! Cosa, signore? Un fanfarone! Glielo dico, lo ripeto e lo torno a dire di nuovo! Oh, tragico Natale, signor Wardle! Cominciò come un bel gioco, si conclude con una catastrofe immane! Tocca! Tocca, signor Wardle! Qui andrò subito a comporre uno strambotto intitolato Morte di un presidente! No, guardi, l'acqua è alta un metro, non muoiono! Si risparmi pure lo strambotto! Tiratelo su! Ah, non muoiono? No. Oh. Dio, l'hanno offesa, signor Winkle. Ma per me lei resterà un grande, incompreso pattinatore.
È stato un magnifico Natale. Indimenticabile. È ancora arrabbiato con me? È innamorato? No, di Arabella. Anche Sam. Di chi? Di Mary, la cameriera di Arabella. Conoscete un certo Sam? Ecco, guardi, è quello lì. Siete voi Sam? No, verso le 9. Sam come? Boh. Beh, va, torna quando ne sai di più. Il cocchiere mi ha detto solo Sam. Quale cocchiere? Questo. Ehi, chi si vede? Vacci piano, peccatore, che lo dica il fratello Stiggins. Proprio di questo voglio parlarti, Sam. Stammi a sentire. A chi scrivi? A una donna. No, non mi sottoporrà a questa prova. Che prova, papà? Ah, vederti coinvolto in un matrimonio. Dopo l'esempio che hai avuto delle viziose tendenze di tuo padre. Ma che matrimonio? E stai fermo. Sto per dargli la lezione. A chi? A Stiggins. No. Indovina come arriverà questa sera alla grande riunione della Lega Riunita della Temperanza. E come arriverà alla riunione di stasera della grande Lega Riunita della Temperanza? Ubriaco arriverà. E come lo sai? Lo so, perché lo annaffieranno certi amici miei prima che arrivi. Inzuppato nel rum. Come un babà. Sei grandissimo, fa. Attenzione, sorelle. Vogliamo riprovare l'inno di benvenuto per il nostro ospite d'onore? Sì. Molto bene. Benvenuto all'adunanza. Benvenuto all'adunanza. Della Santa Temperanza. Della Santa Temperanza. All'inferno poce prendi. All'inferno poce prendi. Benvenuta l'adunanza della Santa Temperanza, all'inferno ponce prendi, viva l'acqua e il tè, viva l'acqua e il tè. Te sorella? Che qualcuna di queste non si fa salassare domattina? Con tutta quell'acquaccia sporca che si stanno pompando non sono più tuo padre. Ti vuoi stare zitto? E guarda quella vecchiaccia, sta annegando. E tu fallo annegare. Te, fratelli? E che abbiamo le facce? Grazie, sorella, due tazze. Che scherzo idiota. Prendile, papino, si fredda se no. Non vedi che ti guardano tutti? Manda giù, il responsabile, avanti, manda giù. Capo delle bibocche. Nell'attesa dell'arrivo dell'ospite di onore, diamo inizio alla relazione. Frello, fratello, il comitato che prosegue lacrimente nei suoi lavori ha il grande piacere di comunicarvi i nuovi recenti casi di conversione alla temperanza. Henry Walker, sarto. Ha una gamba di legno, moglie e due figli. Per 20 anni ha bevuto 2 volte al giorno naso di cane. Una bevanda che il comitato, in base ad un'apposita inchiesta, ha stabilito essere composta da birra forte, birra calda, gin, cantaride, brandy e l'acquavite di pera. Di prugna, non di pera. Ma voi proprio che ci sbattono fuori. Ha detto acquavito di pera. Betsy Merti, vedova, cieca da un occhio. Da 16 mesi. Sorelle, fratelli,
Interrompo per darvi il lieto annuncio che avevo messo in serbo per voi, il vicario Stiggins del distretto di Dorking. Ci siamo! Egli sarà l'ospite d'onore di questa serata. Benvenuta la tunanza della santa tempera. Eccolo qua, gliel'avranno dato abbastanza. Non dirmi niente, non dirmi niente, non ce la faccio più. Guarda qua, guarda. Oddio, non posso guardare. Dimmi che fa, dimmi che fa, dimmi che fa. Guardalo da te che fa! Com'è possibile? Mi segue a parte! La direttrice, l'ispettrice... Come un babà pieno di rum, eh? Quello di rum non ne ha bevuto neanche una goccia! Ci sei capace! È il posto per... Ci siamo! Va! Chiamato a testimoniare contro di me i miei tre migliori amici. È naturale. Loro hanno visto abbracciare la querelante. È una mossa giusta. Lei svenne per conto suo e mi cade addosso. Che abbracciare? Molto probabile, caro signore. Molto probabile. Nulla di più probabile. Ma chi lo prova? Hanno chiamato anche il mio servo. Che avevo detto. Bravi sono, eh? Eh sì, proprio sì. E noi? Noi come siamo noi? Noi ci arrangeremo. Controinterrogheremo i testimoni e se verrà fuori qualche cosa di buono... E se viene fuori qualche cosa di cattivo? E se viene fuori qualche cosa di cattivo, signor mio? Io pagherò i danni, vero? Ebbè, sì. Ma io non pagherò neanche un penny! Neanche l'ombra di uno straccio di penny! Signore, torni in sé! Non si comporti in un modo irragionevole! Irragionevole? Avvocato,
Questa è una decisione incrollabile, ponderata lungamente. Dodson e Fogg non avranno una lira da me. Non avranno una lira, è una questione di principio. Non avranno una lira. Non avranno una lira. Una lira, una lira, una lira, una lira, una lira, una lira. Non avranno una lira. Pickwick. Una lira. Tapman, Snodgrass, Winkle, Matusa per bene di 100 anni fa. Questa è la storia della spedizione di 4 gentiluomini in viaggio di istruzione. Là nella vecchia Inghilterra, nelle campagne del sud, se non c'è te, non importa, si beve, prendi, melassa o rum, mai. Acqua, latte, certo se il latte di vigna invecchiato a dover. Questa è la storia dell'indigestione di 4 gentiluomini in viaggio di istruzione. Là nella vecchia Inghilterra, nelle campagne del sud, se non c'è tost non importa, si mangia lardo, quaglie, monton, ton, 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 tonno. Spesso, poche, poche, però quelle poche innaffiate con gin. Questa è la storia della perdizione di 4 gentiluomini in viaggio di istruzione. Se non c'è autocontrollo nell'Inghilterra del Sud, noi non sappiamo che farci. Facciamo l'amore, urrai, pip, pip. Resista! Tapman! La legge dalla parte nostra! Portateli via! Con tutte le sedie! No! Via! Scoprete gli auto! Resista! Via! Via! Andiamo! Via! Sarebbe carino che andassimo anche noi, forse, no? Certo, Winkle, ma... cautela, molta cautela, se no qui ci incastrano. Circolare! Guarda cosa mi hanno fatto! Oh, lo conosci questo? Padrone! Oh, molto ben cesellato, eccellenza! Sei mascalle! Lasciatemi! Signor Winkle, signor Snodico, aiutatemi a liberare il signor Pigli! Io lo conosco! Io sono rimasto! Sigaro dove siete, invece! Come state a rincagarlo, signor Snodgrass? Sì, è vero, non si può rinnegare la visita, signor Winkle! Battiamoci anche noi! Sì, sì, aiutatemi! Aiutatemi! È una legge! Stiamo picchiando una legge! Picchiamo una legge! Picchiamo una legge! Aiuto! Non lo può pagare! Il pagamento lo manderemo! Alle 10 ci sarebbe la corporazione dei fruttivendoli. Ma io non è il fruttivendoli. Benissimo, dottore. Lady Primrose della Lega per la protezione degli animali. Ah! Sarebbe... Oh, no, io no, Lady Primrose non è possibile.
Io signor sindaco, io paese, io protesto energicamente, io protesto, allora io protesto, io protesto perché non è giusto, protesto, ma siete impazzite, protesto, sedute, protesto, signor Pickwick, Jingle, il capitano, il capitano, ma allora non ci siamo capiti qua, eh? Ah. Lasciamo, dammi mi nominato il fastidio! Il mio fondatore! Il fondatore! Hai visto, padre Abramo? Cosa beveva? Te. Non era ancora passato a rum. Ma che? Ci passerà. Che dici, quel pastore d'anime? Non mi fa parlare. Quello va via solo quando la boccia è vuota. Ma quello che mi fa rabbia... e che vengano a rompere l'anima a me! Per forza, tu li prendi sempre di petto! Impara da loro ad essere un po' ipocrita. A proposito, cosa sono i bambini negri? L'hai saputo? Già. Dammi torto! Che ne fanno delle magliette di flanella quei poveri ragazzini neri che muoiono dal caldo? E no, qui c'è l'imbroglio! E quelle povere sceme non lo sanno! Ed è lui, solo lui che sa, che ordisce, che intriga, che distrugge la famiglia! Beh, patti saluto. Come, te ne vai di già? Sì, domani mi devo alzare molto presto perché partiamo. E no, Sandro, quando ci sei tu io sono un altro. Mm-hmm. Ma non lasciarmi solo con quei due. Beh, non te la prendere, pa. Tu sei un uomo di grandi risorse. E poi senti, pa. Se qui il padrone ero io e quello veniva nel mio bar a brustolire il mio pane, a bere il mio rum e a chiamarmi peccatore? Ebbene? Ebbene, gli davo una lezione. Gli davi una lezione? Gliela davo, pa. Meriterebbe un premio alla mostra zootecnica. Aiutami qua, vieni qui. Su, oh, vieni. Salute, buongiorno. Vieni, aiutami. Aspetta, piano, fai piano. Benvenuti. Arabella, cosa fai tutta sola, Venga, le vorrei presentare una carissima amica delle mie bambine, Miss Arabella Allen. Come carina, Scusa, cara, ma dobbiamo andare, la mamma ci aspetta. Venga, sì, Pickwick, scusi, le faccio cara, strada, venga, sì, venga. Grazie, scusi, Ma che hai fatto? È un regalo per il tuo padrone, tieni. Abbiamo anche un barile di ostriche, su, prendi. Dai! Grazioso laghetto, sì, che d'inverno gela. E quando è ben gelato, in genere noi andiamo su questo laghetto a pattinare, ma alcune volte... Natalia Winter. Tracy Chapman. Vuole ripetere il suo nome? Perfetto, vostro onore. Alle 10 ci sarebbe la corporazione dei fruttivendoli... Ma non è il fruttivendoli. Benissimo, vostro onore. Lady Primrose della Lega per la Protezione degli Animali... No, io la di prima volta, non è possibile. Cosa c'è? Signor sindaco, io paese, io protesto energicamente, io protesto, allora io protesto, io protesto perché non è giusto, protesto, ma siete impazzite, protesto, sedute, protesto, signor Pickwick, Jingle, il capitano, il capitano, ma allora non ci siamo capiti qua, Lasciamo, dammi mi nominato il fastidio! Ma chi è quello? Ma quanti ne avete portati? I due seduti sono i fuorilegge denunciati. Pickwick e Cucumans. Detto mai! E gli altri? Sa, la banda era molto ramificata. Sentitemi bene voi. Qual è il vostro nome? Weller. Weller? Gran bel nome d'ergastolano. Scrivete il suo nome, gente.
Compiacete metterci tutte e due le L, Jinx. L'originale è con due L. Che ride quel vostro collaboratore? Non so, non saprei. Uh-huh. Ve lo dico io perché. Perché è ubriaco! Guardate la pupilla dilatata! Guardatelo! Avete notato la pupilla dilatata, Jinx? Non sfuggi. Vi arresto a voi! Per scarso rendimento e ubriachezza molesta! Portatelo via! Sentitemi bene voi. Beller, sentitemi. Per ogni parola che direte, io non so ancora quale sarà la vostra condanna, ma per ogni parola che direte, d'ora in poi, io vi do una multa extra di 2 sterline. Chiaro? Andate al vostro posto e tenete il conteggio. Avanti. E voi, Grammer, fate una deposizione alla corte di come si è svolta la cattura. Sì, vostro onore. Come da ordini ricevuti da vostro onore, io mi sono recato al cavallo bianco e ho trovato i 4 che gozzovigliavano intorno alla tavola. Signor Winkle, signor Snodgrass. Aperta il signor Pickwick, il capitano. Prendeteli, portateli via con tutta la serie. Essi opposero resistenza, ma i miei uomini contro la forza che a vostro onore. Ma che matrimonio? E stai fermo! Sto per dargli la lezione. A chi? A Stiggins. No! Indovina come arriverà questa sera alla grande riunione della Lega Riunita della Temperanza. E come arriverà alla riunione di stasera della grande Lega Riunita della Temperanza? Ubriaco arriverà. E come lo sai? Lo so, perché lo annaffieranno certi amici miei prima che arrivi. Inzuppato nel rum. Come un babà. Sì, grandissimo fa. Attenzione, sorelle. Vogliamo riprovare l'inno di benvenuto per il nostro ospite d'onore? Sì. Molto bene. Benvenuto all'adunanza. Benvenuto all'adunanza. Della Santa Temperanza. Della Santa Temperanza. All'inferno poce prendi. All'inferno poce prendi. Benvenuta l'adunanza della Santa Temperanza, all'inferno ponce prendi, viva l'acqua e il tè, viva l'acqua e il tè. Te sorella? Che qualcuna di queste non si fa salassare domattina? Con tutta quell'acquaccia sporca che si stanno pompando non sono più tuo padre. Ti vuoi stare zitto? E guarda quella vecchiaccia, sta annegando. E tu fallo annegare. Te, fratelli? E che abbiamo le facce? Grazie, sorella, 2 tazze. Che scherzo idiota. Prendile, papino, si fredda se no. Non vedi che ti guardano tutti? Manda giù, irresponsabile, avanti, manda giù. Capo delle bibocche. Nell'attesa dell'arrivo dell'ospite di onore, diamo inizio alla relazione. Frello, fratello, il comitato che prosegue lacrimente nei suoi lavori ha il grande piacere di comunicarvi i nuovi recenti casi di conversione alla temperanza. Henry Walker, sarto. Ha una gamba di legno, moglie e 2 figli. Per 20 anni ha bevuto 2 volte al giorno naso di cane. Una bevanda che il comitato, in base ad un'apposita inchiesta, ha stabilito essere composta da birra forte, birra calda. Cosa, Jim? Bubù, bubù, abbaiate, Jinx, ma cosa avete, Jinx? Rifiutate di rispondere, cosa avete? Siete pazzo? Avete una crisi, Jinx? Ah, è spaventoso solo a pensarci, un assistente squilibrato, portatelo via, immobilizzatelo, portatelo via! Portatelo via, ma cosa? Immobilizzatelo in una stanza!
Oh, cosa? Passiamo a concludere, ecco. Visto e considerato che la deposizione del pregiudicato Grammer è nulla per vizio di forma, passo ad invalidare la precedente sentenza. Pertanto, eccetera, 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 i sunnominati, eccetera, 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 vengono prosciolti. Oh, un novello di curva. Onore. Quale alto senso. Vostro onore. Giustizia. Chi ha parlato? Chi è? Chi è? Che c'è? Chi è? Ci sarebbe la denuncia. La denuncia di quella signorina è ancora valida. Grazie, caro, per avermelo ricordato. Il suo nome, caro? Raddel, vostro onore. Raddel? Raddel, bravo Raddel. Sai dirmi quanti anni hai, Raddel? Certo, vostro onore, 24. No, quanti anni hai di galera per aver interrotto la lettura di una sentenza? 5! Arrestatelo! Autoarrestati! La seduta è tolta. Oh, grazie. Ci vediamo questa sera alle 8. Oh, restituite il rapace. Benissimo. E tutti i bravi. Grazie. Ce ne vogliamo andare. Mantello. Mettilo bene, eh? Peluca. Come sto? Benissimo, sprecato per queste mezze calze. Mezze calze, ma piene di sterline. A mezzanotte è qui. Pickwick. Il lumacone. Ce lo do io il lumacone. Fermo, Tapman. Fermo, Sam. Fermo. Fermo. Stop. Questo è per il pezzo. Stop. Questo è per il pezzo. Che tante, ma putere Ginkol, pazienza nostra! Volgare arrampicatore! Spregevole sfruttatore di donne! Senza Dio! Calma! Non si afferrano tutte le battute! Vecchia regola teatrale. Dunque, chi è primo? Io! Non so proprio cosa mi trattenga dall'arrestare quest'uomo come corruttore e truffatore. Non so cosa mi trattenga, forse uno stupido senso di pietà. Tutt'altro, giovane camerata, tutt'altro. Volgare prudenza. Ordini ricevuti da vostro onore, io mi sono recato al cavallo bianco. E ho trovato i quattro che gozzovigliavano intorno alla tavola. Signor Lincoln, signor Snodgrass. Avverte il signor Pickwick, il capitano. Prendeteli, portateli via per la serie. Essi opposero resistenza, ma i miei uomini con la forza che a vostro onore che presenti mi caricarono in casa a sollevarmi in alto direzione. Questa casa. Tutto. Anticamente. Ma io, vostro onore, eseguisco il passato prossimo. Ah, prima. Giù. Chi è? Si affacciano. Uomo? Donna, donna. Papà, parlano. Giulietta Romeo? Uno si arrabbia così se si sbaglia un titolo? Non si dovrebbe mai giocare con i domestici. Cancelliamo. Un altro. Saluto. Bandiera. Militare. Soldati. Ufficiali. Un ufficiale. Caporale. Anticamente. Ah, un ufficiale anziano. Capitano. Un capitano.
Due, capitano. Un altro personaggio. Il sindaco. Si è sposato? Anticamente? Con la moglie, naturalmente. Ma la cullava! E mo cullava la moglie. La figlia. La figlia. La figlia. Capito. La figlia. Ricapitoliamo. Dico del mio padrone. Dietro la mia padroncina. No, questo è Winkle, quello è Tuckman. E questo è quello. Di quell'età. Ma sì! È piena di nodi. Senti, e la testa? La testa? Non ce l'aveva! Ma no! Era morta, schiacciata sotto un carro. La testa era un budino, non serviva a niente. Peccato. Senti, ne vuoi una? Vuoi una testa? Ti avanza? Sì, noi stiamo cercando di comprare un cadavere intero all'istituto. Io ti ho dato un braccio, ma non c'è nessuno che vuole la testa. Ah, l'istituto la mettono troppo cara. No, ma è perfetta, eh? Al cervello! Davvero? Sì, dove? Guarda. Ma basta! Basta con queste cose oscene! Ha ragione, signor Winkle! Siete nauseanti! Arabella, torniamo sotto il visco! Ah, via via il coro! Cantare, cantare! Buon Natale! Cantare! Che idea! Andiamo a patinare! Ma a patinare a quest'ora? Perché no? Sono giovani! E noi andremo a guardare, eh? Oh, benissimo! Lei patina naturalmente! Oh, sì, sì, certamente, ma non sono molto in palla! Oh, no, la prego, patini! Non trovo un esercizio così armonioso! Ma è volentieri, ma non ho i pattini! Ah, non si preoccupi per questo! Abbiamo bauli di pattini qui! Bauli? Bauli, certo! Joe! Ehi, sveglia, tira... Joey! Oddio, che c'è? Aiuto! Niente, mamma, sono io! Volevo svegliare Joey! E non si sveglia? No! Sarà sordo! Appunto, sarà sordo! Joey! Chi? Oh, avanti, porta fuori tutti i pattini, sbrigati! Oh... dei cigni, sembrano usciti da una fiaba, e la signorina Arabella, che leggerezza! Arabella! Domestica, Arabella! Ehi! Ma questa non è la casa da zitto! Alle 10 ci sarebbe la corporazione dei fruttivendoli. Ma io non ho i fruttivendoli. Benissimo, vostro onore. Lady Primrose della Lega per la Protezione degli Animali. Ah! Sarebbe... Oh, no, io no, Lady Primrose non è possibile. Cosa c'è? Io sindaco! Io paese! Io protesto energicamente. Io protesto. Allora, io protesto. Io protesto perché non è giusto. Protesto! Ma siete impazzite? Protesto! Sedute! Ma protesto! Signor Pickwick! Zingo! Il capitano! Cosa? Oh! Il capitano! Ah! Ma allora non ci siamo capiti qua, eh? Ah! Lasciatelo, dammi, mi rovinate il fastidio! Ah, ma chi è quello? Ma quanti li avete portati? I due seduti sono i fuorilegge denunciati. Pickwick e Cucumans. Tentavai! E gli altri? Sa, la banda era molto ramificata. Winkle, Snodgrass, Zitti, sentitemi bene voi. Qual è il vostro nome?
Weller. Weller. Trabba il nome d'ergastolano. Scrivete il suo nome, Jinx. Con piacere metterci tutte e due le L, Jinx. L'originale è con due L. Che ride quel vostro collaboratore? Non so, non saprei. Uh-huh. Ve lo dico io perché. Eh? Perché è ubriaco! Guardate la pupilla dilatata! Guardatelo! Eh? Avete notato la pupilla dilatata, Jinx? Non sfuggi. Vi arresto a voi! Per scarso rendimento e ubriachezza molesta! Portatelo via! Sentitemi bene voi. Weller, sentitemi. Per ogni parola che direte, io non so ancora quale sarà la vostra condanna, ma per ogni parola che direte, d'ora in poi, io vi do una multa extra di 2 sterline. Chiaro? Andate al vostro posto e tenete il conteggio. Avanti. E voi, Grammer, fate una deposizione alla corte di come si è svolta la cattura. Sì, vostro onore. Come da ordini ricevuti da vostro onore, io mi sono recato al Cavallo Bianco e ho trovato i 4 che gozzovigliavano intorno alla tavola. Signor Lincoln, signor Snodgrass. Avverte il signor Pickwick, il capitano. Una carissima amica delle mie bambine, Miss Arabella Allen. Molto lieta, signor Pickwick. Carina, eh? Ma scusa, caro, ma dobbiamo andare, la mamma ci aspetta. Venga, sì, Pickwick, scusi, le faccio cara, strada, venga, sì, venga. Grazie, scusi, Ma dai fatto! È un regalo per il tuo padrone, tieni! Abbiamo anche un barile di ostriche, su, prendi! Dai! Grazioso laghetto, sì, che d'inverno gela! E quando è ben gelato, in genere noi andiamo su questo laghetto a pattinare, ma alcune volte... Natalia Winkler! Tracy Chapman! Vuole ripetere il suo nome? Arabella Allen. Oh, Arabella, che bel nome. Oh. Arabella, altare di beltà. Oh. Lei è un'amica di Emily? Sì. E passerà il Natale con noi? Sì. Oh, che bella notizia. Magnifica cosa. Permettono, mi sta chiamando mio fratello. Ai. Cosa? Fratello complica. Tabban, questa volta l'ho vista prima io. Winkle, la conquista di una donna prescinde da astratte valutazioni di priorità visive. Bisogna saperci fare. Lei forse vuol darmi scuola? Asilo, non scuola. Asilo, certamente asilo. Io ho sempre pensato che le sue esperienze in materia di donne si limitassero all'asilo. Ripeto! Tiroide! Sì, sì, tiroide! Questo puttolino di cadavere! Sì, lo compriamo, morto, lo compriamo! Sembra questo il momento di fare delle diagnosi! Oh, perdonateli, sono laureando in medicina! Mio fratello Benjamin e il suo amico Bob Sawyer. E venite, vi presento gli altri. Sa che le dico? Glieli lascio tutti e tre. A me ne basta uno. Lei crede? Sì! Servi e padroni che a Natale ballano insieme! È veramente producente, per me si apre un nuovo capitolo! Bravo! Attenzione amici, fatemi sotto il disco tutti quanti, avanti! Anche lei, il signor Pinguin! Io, venga, sì! Tutti via! Via! Impiccia lei. Mi ha interrotto proprio sul più bello. Parola d'onore, non sospettavo questo suo lato. Siamo mica di legno, signore. Si è visto, signore, si è visto. Quindi, qui, al riparo dalle tentazioni. Ecco, preferisce del brandy caldo o magari farsi un'altra ninna nanna nel paiolo? No. Auguri per un felicissimo Natale! L'abbiamo ammazzato il mese scorso. Pesava 2 quintali. Tutto anticamente passato prossimo. Ah, prima giù. Oh, bene.
Chi è? Si affacciano. Uomo? Donna, donna. Parlano! Smetti, Romeo! E uno si arrabbia così se si sbaglia un titolo? Non si dovrebbe mai giocare con i domestici. Cancelliamo. Un altro. Saluto. Bandiera. Militare. Soldati. Ufficiali. Un ufficiale. Caporale. Anticamente. Ah, un ufficiale anziano. Capitano. Un capitano. Due capitani. Un altro personaggio. Il sindaco. Si è sposato? Anticamente? Con la moglie, naturalmente. La cullava. Mo cullava la moglie. La figlia. La figlia. La figlia. Capito. La figlia. Ricapitoliamo. Il capitano. La figlia. Il capitano. La figlia. Il capitano. La figlia. Il capitano. La figlia. Il capitano. La figlia del capitano! Chi è? Il capitano. No. Ma vada a quel paese, signor Snodgrass. Vada. Ah, quel paese Snodgrass. 12 sterline. No, Jinx. Io dico sempre signor Snodgrass. Ma finisci, la sei? Vuoi rovinarti? Altre 12 più 2, 14, totale 26. Vostro onore è pronto a tavola. Ah, voi avete finito, eh? Veramente? No, ma avete deposito. Mantello. Mettilo bene, eh? Perucca. Come sto? Benissimo, sprecato per queste mezze calze. Mezze calze, ma piene di sterline. A mezzanotte è qui. Pickwick! Il lumacone! Ce lo do io il lumacone! Fermo, Tapman! Fermo, Sam! Fermo! Oh, no! Stop! Questo è per il pesce! Questo è per il nodo! Stop! Tande, ma putere, Ginkol, pazienza nostra! Volgare arrampicatore! Sfregevole sfruttatore di donne! Senza Dio! Senza sentire! Calma! Non si afferrano tutte le battute! Vecchia regola teatrale. Dunque, chi è primo? Io! Non so proprio cosa mi trattenga dall'arrestare quest'uomo come corruttore e truffatore. Non so cosa mi trattenga, forse uno stupido senso di pietà. Tutt'altro, giovane camerata, tutt'altro. Volgare prudenza, paura figuraccia. Sindaco truffato da sedicente capitano. Scandalo di là, la notizia si propaga. Parkenham dice a Grig, Grig passa slamitau, che slamitau che soffia a deputato. Deputato chiama sindaco, punizione. Crollo politico, declino sociale. Tutto ha perduto, fuorché vostro onore. Vai, 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 vai. Fuori di questa casa! Non più galera, mia argomentazione convincente. Fuori, fuori! Si fermi. Avrei potuto prendermi una vendetta maggiore, avrei. Ma mi accontento invece di denunciarla e di smascherarla per il bene della società. Spero che lei si ricorderà di questa mia indulgenza. Dolce, caro Pickwick, ricorderò lei come un bacco. Non osi schierarmi, sa? E si auguri di non rincontrarmi. Certo, di nuovo a tutti. E auguri a quel verme del suo servo di non rincontrare il mio. Presenterò
Senti, padrone! Giornata nettamente sfavorevole. Si accomodi, caro Pickwick. Ho ricevuto, sa, la sua lettera da Ipswich. Già. Ero andato lì per dare una lezione a quel jingle, ricorda? Bacco, ci siamo conosciuti in quell'occasione, no? Rachele. E notizie del vecchio Ward? Oh, come no? Noi andiamo da lui per Natale. Ah, il Natale a mano. O no, se non hanno in mano qualche cosa. Cosa hanno in mano? Hanno la dichiarazione di quella specie di signora che è andata da loro a raccontargli che... Ma lasci perdere, signor Pickwick. Ma non è lei che è andata lì. Sono loro che sono andati da lei. Come? Hanno informatori in tutti i quartieri che gli segnalano quello che succede. Loro poi vagliano i casi e se fiutano un buon affare, vanno dall'interessato e lo convincono a fare causa. Però devono essere sicuri. Lei capisce perché sono un po' scettico. Così fanno. Non è mica un'idea stupida. Che vergogna. Signor Pickwick, sono sempre miei colleghi. Signor Perker, lei è amico mio di Doccia ne Fo. Ma che c'entra? Come che c'entra? Noi stiamo qui a magnificare, intanto... Ma non si preoccupi, che ci difenderemo anche noi. Intanto la prima cosa da fare è andare via da quella casa. Ma già fatto, io sto in albergo, al Giorgio e a Voltoio. Bene, bravo. Seconda cosa, interrompere i rapporti con la vedova, sia diretti che indiretti. Cioè, come, anche indiretti? Certo. No, niente, una sciocchezza. Che ha combinato? Niente, ho mandato il mio servo con il saldo dell'affitto alla casa. Ha mandato il suo servo a portare del denaro alla querelante? Sì. Oh! Qualsiasi cosa accada, io ho sempre detto e sempre dirò che il signor Pickwick, tranne una volta sola, si è sempre comportato da gentiluomo. Specie nelle questioni di denaro. Difendilo pure, sai. Vi preparo la ricevuta. Preparane una di 1500 sterline. Tanto il vostro padrone è uno che può, vero? Come no? Lo merita, poverino. Ma mica vanno a lei, le ne prenderà sino a 200 o 300. Che dici? Prendono quasi tutto, Dodson e Fogg. No, e perché? È il loro per cento fisso. E se perde, invece? Se perde, guai, deve pagarli lo stesso. E se non li ha? Ma va in prigione per debiti se perde. Oh, mamma santa. Ma non può perdere, non deve perdere, ha ragione lei e gli avvocati lo dimostreranno. Non vorrei dirvi cosa che vi dispiace, giovanotto, ma quel vostro padrone è una canaglia e vorrei che fosse qui per dirvelo in faccia. Anch'io, signora. Ma perché non l'ha sposata? Ma perché non la sposa? C'è da chiederselo. Ho capito, Sam. C'è da aspettarsi di tutto da quella pazza e dai suoi legali. Oltretutto, pare che sia stato un errore mandarti lì. Perché? Perché mi accuseranno di avere tentato di corrompere la querelante prima del processo. Dice Perker. Beh, non stia a torturarsi, signore. Pensi che fra poco è Natale. Ma già, è vero, bisogna pensare ai bagagli e ai regali, Signore? Sì? Prima di partire potrei avere una giornata di permesso. Sì. Grazie, ho fatto una mezza promessa a mio padre di andarla a trovare. Ottima cosa, Mi fa piacere di sentire che hai il senso dell'amore filiale così sviluppato. Sì, veramente io l'ho sempre avuto. E dimmi, dove risiede il genitore? Ad Orkin. Possiede una taverna che la mia matrigna...